di Grandi Classici, episodio 4. Oggi vogliamo in Francia e scopriamo i macarons. Prepariamo lo sciroppo, acqua, zucchero. Questo lo portiamo a 121 gradi. Nel frattempo in un mixer versate la farina di mandorle, lo zucchero a velo, frullate per circa un minuto. Con un coglione a maglia fine setacciate bene in modo da ottenere solamente la parte più fina delle polveri. Quella che rimane in superficie, quella più grande, la potete utilizzare magari per fare un crumble. Guardate, deve essere finissima. Aggiungiamo gli albumi. Mescolate bene in modo da bagnare tutte quante le polveri con l'albume. Quello che dovete ottenere è una pasta bella liscia. Adesso, se volete, questo è il momento giusto per aggiungere del colorante. Usiamo quello in gel. Versate gli albumi a temperatura ambiente e adesso con le fruste elettriche oppure con la planetaria cominciate a montare. Per gli albumi sempre la stessa regola, partiamo prima dalla velocità più bassa, saliamo piano piano e quando è così, vedete, iniziano a schiumare. Potete aggiungere lo sciroppo di acqua e zucchero bollente, deve essere a 121 gradi. Come arriva a temperatura lo versiamo sugli albumi. Piano piano a filo. Quando finisce lo sciroppo continuate a montare per circa 7-8 minuti, quindi in totale la meringa dovrà montare 10 minuti, in modo che diventa bella, compatta e lucida. La uniamo al composto di mandorle. Quindi aggiungete prima un terzo della meringa. Mescolate bene in modo da alleggerire il composto, quindi anche velocemente, però sempre dal basso verso l'alto, cercando di incorporare meno aria possibile. Successivamente unite la seconda parte di meringa, mescolate sempre bene questo movimento dal basso verso l'alto e schiacciate l'impasto verso la parete della ciotola. Alla fine, l'ultima parte di meringa, mescolate sempre bene. Quello che ottenete è un impasto bello solido. Stessa cosa vale ovviamente per gli impasti colorati, ad esempio ho utilizzato il viola e l'arancione. Prendete una teglia, foderatela con carta da forno oppure potete utilizzare il tappetino apposta per i macaron, un beccuccio liscio da 10 mm e cominciamo a fare i nostri macaron. Rimanete su circa 2,5-3 cm di diametro. Io ho fatto quelli bianchi come vedete, anche quelli viola e quelli arancioni. Distanziamoli circa 3 cm uno dall'altro.
Adesso li facciamo riposare un'ora a temperatura ambiente. Dopo un'ora avranno formato una crosticina sopra. Cuocete in forno statico 150 gradi per 12-14 minuti. Sfornate e fate raffreddare bene, si staccheranno da soli dalla carta da forno e adesso non vi resta che farcirli con tante golose ganache. Nei video precedenti vi ho fatto vedere 6 ganache diverse, vi lascio comunque il link in descrizione e nei commenti. Sono le ganache montate, quindi c'è nocciola, cioccolato, e fragola, e vaniglia, caffè, quindi potete sbizzarrirvi come volete. Farciteli abbondantemente, questo è il risultato. I vostri macaron vi assicuro che conquistano il palato e gli occhi. Io vi lascio come sempre la ricetta anche alla fine del video scritta. Io vi ringrazio per aver visto questo video e se vi è piaciuto mi raccomando iscrivetevi per non perdervi i successivi.